La cresima nella parrocchia di San Giovanni Battista, domenica 12 giugno 2016. Presiede Monsignor Giuseppe La Placa. Signore sia con voi. Oggi è giorno di festa per questa comunità parrocchiale, oggi è Pentecoste, perché fra qualche minuto lo Spirito Santo scenderà sui ragazzi che si sono preparati a ricevere questo dono da parte di Dio e quindi la comunità cresce proprio sostenuta dall'azione dello Spirito Santo. Signore. Siamo senza il tuo aiuto, soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Come vittima di espiazione per i nostri peccati. Sacramento in cui con lo Spirito Santo
questa parrocchia, questa porzione di chiesa della nostra diocesi oggi vive la sua Pentecoste, la Pentecoste dello Spirito. E noi sin dall'inizio della messa abbiamo pregato perché il dono dello Spirito Santo possa scendere in maniera abbondante su questi ragazzi, perché da questo momento in poi, cari ragazzi, voi smettete di essere adolescenti nella vita cristiana, ma diventate maturi nella fede. E quando uno diventa maturo, vuol dire che ha raggiunto quel livello tale di crescita che gli permette di assumersi anche delle responsabilità, quelle responsabilità che ad una persona matura, anche sul piano umano, vengono affidate perché si è sicuri che le porteranno avanti. E allora questa maturità sul piano cristiano vi dà la possibilità di vivere la responsabilità all'interno della comunità cristiana come? Mettendo a frutto i doni che il Signore oggi vi dà, mettendoli a disposizione degli altri. Dicevamo, lo Spirito Santo oggi viene in mezzo a noi e compie una Pentecoste nella vita cristiana di questa comunità. Ma come si vede questa Pentecoste? Si vede attraverso la circolazione dei carismi che lo Spirito Santo susciterà in voi nella vita della comunità. Nel momento in cui, cari ragazzi, voi metterete a disposizione della comunità cristiana questi carismi, questa comunità cristiana diventerà più ricca, diventerà più bella, crescerà. Perché? Perché voi avete contribuito ad arricchirla attraverso questi doni. E allora, questi doni che cosa sono? Sono, ecco, i compiti che voi vi assumerete all'interno di questa comunità. Vedete, a me qualche volta capita, mentre celebro la messa e dell'amministrazione della Chiesa alla Chiesa, e allora vedete, capita che questo discorso, questa omelia, tante volte è l'ultima omelia che i ragazzi che fanno la cresima ascoltano. Io sono certo e sono sicuro che non è così per voi, perché ve lo vedo negli occhi, se mi guardate, ve lo leggo negli occhi che voi invece siete diversi, che voi invece questo dono dello Spirito Santo lo farete fruttificare nella vostra vita impegnandovi in questa parrocchia nella quale vi siete preparati. E tra le altre cose vedo che accanto a voi siedono delle persone che vi faranno da padrino e da madrina, e queste sono la garanzia che questo discorso, ecco, vi sarà fatto passare anche con loro esempio, con la loro preghiera, con il loro accompagnamento. Perché, ragazzi, voi avete scelto queste persone perché? Perché sono vostri parenti, amici, perché gliel'avete promesso chissà da quanto tempo, per questo l'avete scelto? Sì o no? No. Credo che li avete scelti perché avete detto: quello che sto facendo è una cosa importante, è un impegno grande che mi sto prendendo con il Signore. Perché oggi il Signore confermerà la sua alleanza con me, ma io oggi dovrò confermare il mio impegno con Lui. E siccome della conferma del Signore non ne avevamo bisogno, perché il Signore mantiene sempre le sue promesse, se un giorno ci ha chiamati, ci ha scelti, ci ha amati e ci ha dato la sua vita, Lui lo ha fatto una volta per sempre, non si tira mai indietro. Della nostra conferma e del nostro impegno possiamo nutrire qualche piccolo dubbio che lo porteremo avanti. Però noi ci vogliamo prendere le precauzioni.
ci scegliamo delle persone che ci staranno accanto, che ci aiuteranno a mantenere questo impegno, ad essere fedeli a questa promessa che stiamo facendo al Signore. E allora i nostri padrini dovranno essere per noi le sentinelle sul nostro cammino di fede. E se questo compito, padrini e madrina, ascoltatemi, se questo compito loro non lo manterranno, e se la vedranno con il Signore, non con noi. Noi potremmo semplicemente dire: pazienza, ci siamo sbagliati, abbiamo scelto la persona sbagliata. Ma se la dovranno vedere con il Signore, perché il Signore chiederà conto a loro se voi continuerete a vivere un cammino di fede serio oppure no. Ma sono certo che loro questo lo sanno, ed è per questo che noi oggi invochiamo anche lo Spirito Santo su di loro, perché oggi voi diventate in maniera piena, ragazzi, diventate in maniera piena e totale proprietà di Dio. E questo gesto che io farò fra poco, quando imporrò le mani su di voi, questo vuol dire anche, vuol dire che il Signore vi mette le mani nella vostra vita, vi mette, come si può dire, mette le mani su di voi. Quando uno dice ha messo le mani su quel terreno, che vuol dire? Quel terreno è diventato suo, ha messo le mani su quella casa è diventata sua. Oggi il Signore mette le mani su di voi attraverso l'imposizione delle mie mani e voi diventate proprietà sua. Non dovete avere paura di essere proprietà del Signore, perché più si è proprietà del Signore, più si è liberi, più si ha un cuore libero, quel cuore libero che vi porta veramente ad amare Dio e ad amare gli altri con la semplicità e con la libertà di chi fa tutto con la gratuità che nasce dalla presenza del Signore dentro di lui. Vedete, anche l'amore nei confronti degli altri può fare scandalo. Quando questo amore è vissuto con gratuità, con libertà, senza nessun tornaconto, senza nessun interesse, quando si cerca il bene dell'altro o delle persone che si stanno servendo, può fare scandalo e gli altri possono anche non capire, e possono anche, perché nel loro cuore c'è l'egoismo, nel loro cuore c'è il tornaconto, nel loro cuore c'è la mira a qualche posto di potere, possono anche non capire. Avete visto quella donna? Vada a Gesù, compiere i gesti che quel fariseo non capisce, perché di per sé potevano sembrare dei gesti che non si addicevano a uno che si diceva profeta, uno che lava i piedi con le lacrime, le tocca, le bagna con le sue lacrime, le asciuga con i suoi capelli, dei gesti anche con una connotazione erotica, potremmo dire, e però visti dal lato di Gesù erano dei gesti che esprimevano un amore gratuito. Per la prima volta questa donna faceva quelle cose senza essere pagata, lo faceva per amore gratuito e libero. Vedete, ragazzi, amare il Signore e amare gli altri in maniera libera significa anche non essere capiti, anche non essere compresi, ma alla fine si acquista quella pace, quella gioia nel cuore che nasce dal sapere che noi, ecco, agiamo con la presenza di Dio nella nostra vita. Io questo vi auguro, non vi auguro nient'altro, vi auguro semplicemente di avere sempre un cuore libero, di non vendere mai la vostra testa e il vostro cuore a nessuno, di amare con gratuità, senza cercare mai il vostro interesse, ma cercare solo il bene degli altri. E pazienza, se gli altri non ci capiscono, l'importante è che noi abbiamo amato gli altri e abbiamo speso la nostra vita per gli altri in una maniera libera e gratuita. E questo vi
farà veramente delle persone felici. E allora con questo augurio continuiamo la celebrazione della Santa Messa e ci prepariamo a invocare lo Spirito Santo su di voi. Adesso ci mettiamo in piedi. Questi ragazzi sono sette, per cui dovranno ora rispondere alle mie domande, ed essendo in sette che dovranno rispondere alle mie domande mentre tutti staremo zitti, loro lo dovranno fare a voce veramente alta per farlo sentire a tutti, perché sono le domande che un giorno furono fatte a voi ma hanno risposto i vostri genitori perché eravate piccoli. Oggi vengono fatte a voi e risponderete voi, per cui voi dovete farlo a voce alta in maniera tale che tutti sentano che voi confermate il vostro impegno mentre il Signore conferma la sua adenanza con voi. Vedete la confermazione, cos'è anche? E anche questo. Allora ragazzi, vi chiedo di rispondere a voce alta, altrimenti ve lo faccio ripetere. Se rinunciate a Satana, a tutte le sue opere e seduzioni, credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti, e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, e che oggi per mezzo del sacramento della confermazione è in modo speciale a voi conferito, come già agli apostoli nel giorno di Pentecoste? Credete nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Adesso tutti insieme diciamo: questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. Carissimi, preghiamo Dio onnipotente per questi suoi figli, egli che nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo, e li ha chiamati a far parte della sua famiglia, e fonda ora lo Spirito Santo che li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo suo unico. Facciamo un attimo di preghiera silenziosa, raccolta, durante il quale invochiamo il dono dello Spirito per questi ragazzi. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua dello Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempiti dello Spirito del tuo Santo Padre. Per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso è il momento dell'amministrazione del sacramento. Preparatevi, come vi avevo detto durante le prove, e cresimando avanti il padrino a destra con la mano a destra.
del mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, Thank you.
Preghiamo. Signore, la partecipazione a questo sacramento, segno della nostra unione con te, edifichi la tua Chiesa nell'unità e nella pace. Per Cristo nostro Signore. Vi darò la benedizione, subito dopo faremo un racconto di gruppo con i ragazzi e poi il parroco vi consegnerà il libro. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua pace. Vi volga a voi il suo sguardo, vi doni la sua benedizione. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Facciamo un augurio a questi ragazzi.